Allora, nuovo tutorial e nuovo progettino. Questo è un accessorio che possiamo abbinare a uno dei progetti della collezione di questi inverni, questa nuova stagione. Praticamente Tom e Tina, se vedete, Tom ha una specie di sacchettino davanti con delle mollette e sono le mollette per poter stendere le ali. In questo caso abbiamo messo anche una serie di stelline, che sono sempre quelle della fustella nuova, dove abbiamo scritto Joy, potete mettere il Natale, Buon Natale, mettergli auguri, scrivere, fare una scritta, comporre una scritta messa sullo stendino, ci sembrava una cosa simpatica. Quindi andremo a ricomporre questo piccolo stendino e vi insegno come si fa. Dobbiamo utilizzare 9 a bassa lingua. Uno già ha cominciato a tagliarlo qua, vi faccio vedere anche l'altra parte da tagliare. Se potete usare proprio delle pinze così che vanno benissimo. Quindi lo tagliamo lungo. Come un pochino tutte le proporzioni le trovate, ho fatto una sorta di carta modello dove potete trovare tutte le proporzioni di questa roba. Vedete, se tagliate con questo si evita di farlo crepare, quindi è un pochino più diretto. Poi cosa ho fatto? Con l'anticatore ho sporcato tutto, quindi finiamo questo qua, ne ho lasciato uno da finire di sporcare, se no diventava una cosa lunghissima, e facciamo questa sporcatura. Volendo potete anche timbrarlo con i timbrini o delle scritte, degli orologi, però boh, li vedo anche senza niente che possono star bene davanti e dietro. Facciamo tutta una bella sporcatina, così. Anche questo, il tamponcino da dito, lo trovate sempre sul nostro sito. E abbiamo anche gli abbassalingua. Quindi trovate tutti i vari prodotti su www.lepigottinedivanda.it. Poi cosa ho fatto? Per ognuno di questi ho fatto un buchino, ho utilizzato questo punteruolo qua, che è molto semplice. Partite leggere perché tendenzialmente tendono ad aprirsi queste cose, però se voi andate pianino, girate, 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 arrivate fino in fondo, lo trovate in ferramenta tranquillamente, questa cosina qua, tornate indietro e avete questi buchini. Ne facciamo uno per ognuno di questi. Poi cosa ho fatto? Ah, 4 centimetri da qua, prendete il metro dal punto più estremo qua a qua, sono 4 centimetri, ci fate un segnettino. Questo perché? Perché così andremo a sovrapporli così con la colla a caldo, ok? Quindi prendo il primo, ci metto la colla così e sovrappongo. Ovviamente a 4 centimetri c'è anche l'altro, quindi cerchiamo di metterli dritti, pari, uno, poi mettiamo l'altro, così, e voilà, due. Sto attenta che non si smuova, poi facciamo questo, che è il terzo, e lo mettiamo così. Tre. E facciamo il quarto. In questo modo qua. Ok. Allora abbiamo i nostri quattro pezzettini che saranno i due montanti del nostro stendino. Ora cosa facciamo? Questo qui sarà il traversino. Dobbiamo fare i traversini, adesso ve lo faccio vedere da vicino. Questi traversini qua, questo, questo e quello lì. Perciò cosa faccio? Prendo due stecchi da spiedino, se volete vi do anche la misura, che così avete un'idea. Adesso ne vedo che ne fanno di tante misure, quindi comunque questa misura sui 25 centimetri, ok? Ci ho dato metà e la parte che non è appuntita ho preso il temperino e l'ho temperato semplicemente, oppure con la carta vetrata potete fare, ricreare questa puntina qua. Quindi li ho tagliati in metà e mi sono ricreata questi quattro stecchini qua. Ora andiamo a comporre un pochino il nostro stendino. Quindi io prendo il primo così, l'altro così, appoggio questo con questo, cerco di farli appoggiare questa puntina qua e questa qua, così ho la misura. Adesso l'apertura, vi dico anche il raggio dell'apertura così avete un'idea di quanto tenerlo aperto, 25 centimetri, ok? Cosa faccio? Ci metto un goccio di colla e poi lo vado a incollare. Adesso ci torniamo a guardare i famosi 25 centimetri.
così finché è morbido, così 25 centimetri, così. Ok, me lo appoggio al tavolo e vado a incollare l'altro, quindi prendo questo e lo devo assemblare sempre, scusa, così e così. È sempre questo appoggio su questo e questo appoggio su questo, perciò colla così, lo appoggio in questo modo e per vedere la grandezza faccio così. Ok, adesso qua c'è stato un po' di eccesso, semplicemente passiamo con la punta, non l'ho spostato, no, perfetto. Allora, fatto questo, dobbiamo mettere il traversino, quindi comincio a mettere il pezzettino che ho tranciato, questo qua, lo metterò in questo modo. Ok, potete anche limarlo un po', adesso qua non ho preso da limarlo, ma lo trancio appena appena un pochino qua, cerco di togliergli la puntina e con la colla lo metto in piatto in questo modo qua, quindi così, colla abbondante, lo lascio qualche secondo così, così fa presa. Adesso devo tenerlo stretto un secondo, così non si muove. Soffiamo così diventa freddo, perché se diventa freddo sta fermo, se no no. Adesso gli attacchiamo anche gli altri quattro montantini, che sono i traversini, quelli dove dopo noi tiriamo i fili. Allora, io ho fatto la puntina che si incastra qua, perciò ci metto sempre un pochino di colla qui così e poi lo infilo nel buchino. Aspetto che si diventi un pochino freddo. Anche qua faccio la stessa cosa. Non è necessario che attraversi tutto il buco, semplicemente deve avere l'invito e la goccettina di colla. Ok? Qui. Così. C'era un filettino anomalo. Ok, cerchiamo di metterli più perpendicolari possibili, come non detto. Stai perpendicolare. Bravo. Così. E poi dopo mettiamo anche l'altro. Così. E lo fisso qui. Ora, un minutino che si seccano, poi gli incastro l'altro. Adesso dobbiamo andare a incastrare questo qui sopra qua. Quindi, cosa facciamo? Mettiamo una goccettina di colla qua, una qua, facciamo i primi due e poi gli altri due. Adesso me lo sollevo un po' così vedo dov'è il buchetto. Uno e l'altro, si è già staccato, perfetto. Con un po' di pazienza ci si riesce. Ok, questo è fatto. Poi giro questo qui, anzi posso già infilare questi qui e dopo metto un po' di colla lì. Quindi questo. E questo. Cerchiamo di beccare il buchino. Ok, uno è andato. E l'altro è. Ah, sei venuto via. Ti devo tenere stretto, eh. Tengo stretto un attimo. Ok, dopo possiamo anche rinforzare un pochino con un goccettino di colla, però è importante incastrarli subito. Per ultimo facciamo l'incastro di questo qua e passiamo un pochino di colla qui e qui. Ok. E questa è la base. Ok, allora possiamo anche decorarla un pochino facendo finta che ci siano come delle cuciture qui. Quindi facciamo una X, pallino, sempre con la penna gel potete fare questa cosa. Poi
Poi lo facciamo qui dove c'è questa specie di sormonto, così che sembra che ci sia una cucitura qua. Poi ne facciamo lo stesso un'altra di traverso qua. Così. Come vi vengono, non è necessario che siano tutte uguali. Idem dall'altra parte. Ne facciamo una così e una così. Con i quattro pallini. Qui. Così. E qui ne mettiamo una così. Poi potete aggiungere anche altre decorazioni senza problemi. Detto questo, dobbiamo mettere i nostri fili. Allora, io ho preparato dei fili. Allora, approssimativamente devono essere lunghi, ma stateci comodi perché dovete farci il nodo, 30, poco più di 30 centimetri, ok? Quindi parto con il primo e ci faccio il nodino. Un bel nodino qui. Uno e un secondo nodo così sta fermo. Così. Allora, partiamo col primo, poi prima di tirare anche l'altro nodo, li mettiamo tutti suddivisi in parti uguali. 2. Data proprio scarsa qui, eh. Ho voluto far fatica per forza. Potete stare anche col filo più lungo, però qualche volta si ha voglia anche di far fatica. Ecco, 2, potete metterne 4, 5, quelli che ci stanno. Adesso qua ne ho tagliati 4, teniamo 4, o ce n'è un altro? No, ce n'è un altro, ce ne ho 5. Quindi adesso abbiamo nodato tutti questi, non vi ho fatto vedere tutti i nodi, se no prendevamo un sacco di tempo e poi vi annoiavate. Cosa ho fatto? Annodato questo, io lo passo di qua. Lo giro dentro come se facessi un nodo normale, ok? Così. Poi tiro bene il filo con la mano e tiro questo nodo. Poi ci torno a passare in qua e lo faccio passare dentro al buchetto. Così. Da qui non si muovono e lo stendino è fatto. Ora ci facciamo un paio di ali che ce le stendiamo sopra e poi vi faccio vedere come ho fatto la stellina. In pratica la stellina non è altro che la stella della fustella delle ali fatta con il feltro e qua fatta con la tela di garza ho usato la stellina dell'Angelo Joy, sempre della fustella dell'Angelo Joy. Quindi prendo il mio anticatore così, poi sfumo almeno la stellina grande perché così è un pochino più bellina. Poi questo tipo di stella ha le punte una diversa dall'altra, quindi vado a guardarmi qual è il punto esatto dove devo andare a applicare questa che abbia lo stesso verso, quindi così ci metto un po' di colla qua, così potete usare anche il Vinavil che tanto si asciuga in un attimo, così e ho una stellina sulla quale io posso scrivere perché se io metto la tela grezza si riesce a scriverci sopra. A questo punto ci mettete le lettere che volete, potete scrivere con la penna gel, ok? Tipo se volete fare il Natale, fate la N o Noël, la N, poi potete con la penna dare un po' importanza alle curve, così. Tanto la penna gel sulla stoffa non vi sbava, quindi riuscite a fare anche delle piccole scritte che poi attaccate, qua adesso ne stacchiamo una di queste, attaccate con la mollettina. Verranno stese, adesso c'è anche la colla, verranno stese qua. Possiamo anche utilizzare le ali famose, sfumarle, timbrarle e con la nostra stellina unirle e metterle stese qua. Qui per esempio, giusto per darvi anche un'altra idea, cosa ho fatto? Sempre con le ali, in questo caso ho usato il feltro e dietro la stessa ala di pannolenci, le ho cucite solo sul bordo esterno, ho messo una stella qua e una stella qua, quest'altra più piccina è solo decorativa e servirà come segnalibro. Praticamente voi mettete l'angolo del libro infilato qua e questa lettina vi fa da segnalibro. È comunque anche una delle ali che possiamo stendere nel nostro stendino. Adesso devo metterci le altre mollettine, ma è un oggettino, è uno sfizio. Mettiamola così, uno sfizio dove possiamo scrivere dei piccoli messaggi con le stelline o stendendo anche un piccolo panno, un maglioncino, un vestitino dove si possa leggere la scritta in un modo come un altro per farsi gli auguri. Quindi,
fatto lo stendino, abbiamo steso le nostre belle alettine, le stelline, ho fatto anche, giusto per una chicca, una curiosità, con un'ala piccola cucita insieme, piegata in metà e cucita solo la parte, diciamo così, come se io la mettessi così, ho cucito solo questa parte qua, è diventato il sacchettino porta mollette. Vedete che ci sono le mollette. Questo è uno sfizio che potete fare, visto che avete la fustella, da che ci siamo tagliate. E adesso pillole. Come pillola vi propongo una novità assoluta, perché proprio per la prima volta in assoluto abbiamo affrontato una carta da scrapbooking. Cos'è? È una tecnica per lavorare la carta con i timbri, non è il nostro mondo effettivo, però ci stiamo avvicinando, trasportandolo in mezzo alle stoffe. Quindi sono questi esperimenti che facciamo, sono finalizzati a utilizzare una tecnica che non nasce per la stoffa, ma stiamo cercando di portarla a quello. In questo caso abbiamo fatto nascere un accessorio per le bambole, il libro. I libricini, questo qui è il foglio, questo qui è il foglio standard dello scrapbooking, proprio delle misure standard, e in questo caso abbiamo disegnato diverse copertine hanno due immagini fondamentalmente, con la faccia delle pigottine, perché se vedete, sono proprio tutte impostate come un libro vero, con la loro schiena, il davanti, il di dietro. Abbiamo due formati, uno più piccino, questo qua, e uno più grandino, che è questo qua, con immagini diverse, perché questa è un'immagine diversa da questa. Questo tipo di accessorio noi quest'anno l'abbiamo messo un po' a tutte le bambole, l'abbiamo messo a Mia nel vestito dell'autunno, in uno dei progetti del Country Day, perché la bambola con l'orologio, ufficialmente il suo libro è questo, perché nelle immagini che aveva messo per pubblicizzare i corsi c'era un libro diverso, ma perché noi non avevamo ancora finito questo. Quindi la novità sono proprio questi qui. La particolarità di questo foglio è che anche dietro è stampato con la stessa tipologia di sfondo della copertina, quindi quando voi aprite il libro, ve ne faccio vedere uno composto, non avete un foglio bianco, ma avete questo sfondo che vi ritrovate anche nel resto del libro. Ovviamente è abbinato, come facevamo vedere nell'altra pillola, ai timbri. I timbri sono sempre abbinati, timbro di foglio per libro grande e foglio per libro piccolo. Sono divisi in metà perché è l'apertura e la chiusura del foglio. Quindi il risultato sarà questo qui. Sono frasi di senso compiuto, non è che sono delle parole buttate lì all'aria. Sono frasi anche carine, quindi sono leggibilissime. Questa è una copertina e questa è l'altra. Proprio una è un progetto del Country Day, l'altro è un altro progetto. Questa è quella dell'orologio, quella con l'orologio, e questa invece è quella col manichino bianca, blanche. E ovviamente lo stesso formato più in piccolo, perché se vogliamo metterle in accessoriare le bambole più piccine, questo sarebbe stato sproporzionato. Quindi dare due misure ci piaceva, può essere che sia una serie di una nuova libreria, chi lo sa. Altra cosa, avremo un altro progettino il prossimo video che faremo, dove utilizzeremo proprio tutti i libricini, quindi è una cosa sfiziosina e carina. Potete usarli anche come segnalibri, quindi voi prendete la bassa lingua, il tipico bassa lingua, e ci potete incollare il libricino. Questo è già un oggetto fatto e finito così, senza dover aggiungere chissà che cosa. Se dovete anche fare un regalo, regalare un bel libro, ci accessoriate il vostro micro libricino attaccato allo stecchino. Quindi questa è una delle tante novità e vi rimando al prossimo video.